Ciao a tutti, io sono Verga, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un gioco che è Satisfactory, anzi, vuol dire l'unico gioco in cui mi sento veramente un magnate dell'industria. No, non è vero, ragazzi. Bentornati. Io adesso, come avrete notato, mi sono dato un attimo un altro format da perseguire rispetto ai giochi che porterò su YouTube, perché effettivamente Path of Exile mi ha un po' annoiato come content per questa piattaforma, quindi adesso voglio anche un attimo divertirmi a portare qualcosa su YouTube senza stare lì a pensare o a scervellarmi. Quindi benvenuti su Satisfactory. Questo è un gioco che ho già provato in beta, adesso è uscita a inizio settembre la versione 1.0 e quindi diamoci dentro. Ora, questa bellissima introduzione mi ha un po' rotto le palle, quindi insomma credo che la salteremo, quindi fatemi sapere. Io vi do appuntamento direttamente sul pianeta del cazzo. Allora, mi scuso già se la qualità del video non è al massimo, cioè non è full HD. Cercherò ovviamente di riconfigurare il tutto per il prossimo video. In ogni caso, prima cosa da fare in questo gioco è assicurarsi le vene di metallo. In questo caso ne ho trovate due, una vicino all'altra, e davanti a ogni vena, a guardia di queste vene, c'è sempre un nemico. Nemico che vi caricherà. E voi dovreste saltare e non farvi prendere. Saltare e non farvi prendere. Vaffanculo, mi ha tolto mezza vita. Va bene. Va bene così. Ora, da qui abbiamo l'opportunità di togliere quel maxi minerale che c'è là davanti. Io cerco di. Non lo so, sicuramente sto Next objective. infierendo su questo Build povero code to construct mostriciattolo. the hub. Ok, adesso sto Iron facendo is la the cosa base giusta. component necessary Non chiamate il to make your WWF, dicevo. progress. Quindi Ensure you build the hub close to eliminiamo the il minerale che c'è resistance. sopra la vena di Resistance does not ferro. pay by the kilometer. Inferiamo ancora di più sul povero malcapitato animale. E da qui, una volta che avremo svuotato quel campetto, quelle vene da quei materiali, potremo co cominciare a costruire l'hub. L'hub ci permette, uno, di fare ricerca, due, ci dà la possibilità di usare il banco da lavoro. Per la ricerca noi dovremo sbloccare sempre più step di questa ricerca per avere accesso a materiali e metodi di costruzione nuovi. Per fare questo dobbiamo andare a minare appunto il metallo e pian piano costruirci da soli quelli che sono tutti i materiali sottostanti. Quindi ad esempio piastre in metallo, le pipe e quant'altro. Tutto questo per fare, per andare sempre più avanti con la ricerca. Ora, io qui ho costruito una mini trivella. Questa mini trivella ci consentirà appunto di estrapolare dalle vene di ferro il ferro senza dover andare noi stessi a minarlo. Ora, questa è la parte del progetto della ricerca che dobbiamo cercare di portare a termine. In questo caso ci servono 20 pipe e 10 lastre di metallo. Adesso sto facendo il secondo livello. Questo secondo livello ci ha dato la possibilità di cercare il rame. Altro materiale fondamentale perché ci permette di fare i fili di rame che ci serviranno dopo per le nostre farm. Quindi siamo arrivati all'altra vena di rame, adesso sconfiggiamo quest'altro nemico che, ragazzi, vi dico, dal primo un hit proprio, cioè un hit, mi l'ho fatto colpire neanche una volta. Comunque, continuiamo. Diamo delle raccagnate sul coso di rame e piazziamo la trivella e andiamo. Che bello il paesaggio! Oh mamma mia, che bei pianeti! E ci risiamo qui con il nostro banco da lavoro e adesso sblocchiamo il livello 2 del lab. Ora, il livello 2 del lab ci dà la possibilità di craftare cose come il palo elettrico, il calcestruzzo, le viti. Ok, il calcestruzzo noi sappiamo che serve a fare la conza, quella che per me si chiama conza.
E ho sbloccato anche quello che servirebbe poi, una volta estratto il ferro, a trasformarlo, lo smelter si chiama in inglese, in italiano non mi sta venendo in questo momento, trasformare il metallo direttamente in lingotti di ferro. Comunque, vi dicevo, abbiamo sbloccato la possibilità di fare la conza. Quindi andiamo a cercare una vena di limestone, che sarebbe il calcare. Calcare che ritroviamo appena sotto un dirupo, vicino alle nostre vene di metallo. Qui adesso io impiego mezz'ora per capire che piazzare la trivella si può fare direttamente sulla vena che ho visto senza dover rompere un minerale gigantesco come quello che abbiamo fatto prima di metallo. Perché? Perché sono un coglione e non sto a guardare. Infatti ho tagliato una cosa come 3 minuti e mezzo in cui cercavo di fare fuori questo metallo. In ogni caso, qui adesso, dato che dovremmo altrimenti fare avanti e dietro, sto cercando di farmare quanto più limestone possibile e poi adesso trasformo questo limestone in calcestruzzo. Da qui il livello 4 del lab si fa con 10 di calcestruzzo, 20 fili di rame che si craftano a partire dal rame puro e altre lastre di metallo. E qui ragazzi ho craftato l'ira di Dio. Ok, da qui, quarto livello del lab. Questa è una fonderia, come quella che vi stavo dicendo prima. Ne ho craftate due perché effettivamente fare una piccola farm di metallo a due vene è una cosa abbastanza efficiente. Il problema è che qui ho cercato di farmare tutti i componenti che mi servivano per questo farm senza accorgermi che effettivamente, come state notando dal nastro trasportatore che non si attacca a nessuna parte, mi serviva la trivella MK1, che è l'unica che può trivellare e nello stesso tempo dare come output il metallo ricevuto. E quindi qua ci ho sbattuto anche un bel po' di tempo. Questo perché? Perché sono un po' una testa di cazzo e non sto a guardare, né mi ricordavo come si facesse. Quindi da qui cerco di sbloccare il livello 5. Livello 5 che abbiamo comunque dovuto, per cui abbiamo dovuto craftare parecchio. Ora, miglioramento del lab a livello 5 e piazzo le mie trivelle. Cerco 3 quarti d'ora di capire come piazzare in asse le mie trivelle rispetto alle fonderie, cosa che avrei dovuto fare al contrario, cioè piazzare prima le trivelle e poi accorgermi e poi rendermi conto di quale asse seguire per la mia fonderia, ma va bene. Ora, ognuna di queste fonderie si può collegare ovviamente a un solo nastro a un nastro trasportatore di metallo dalla trivella. Ok. Mentre in sovraimpressione va in full speed la mia costruzione di questa piccola farm di ferro, vi lascio in basso a destra il mio progetto di costruzione, che è semplicemente una serie di macchinari messi in serie. Ora lì ci sono due linee, proprio perché io, avendo a disposizione due vene di ferro, ho fatto partire semplicemente queste due linee in serie. L'unica differenza è che all'ultimo step il costruttore farà soltanto il lavoro di costruire in maniera differente le pipe e dall'altra parte le iron sheet, le piastre in metallo. Ora, qui ho avuto un serio problema con l'energia, perché avevo attaccato questa serie di macchinari ad un'unica fonte di energia, da cui ovviamente il fusibile saltava perché la potenza necessaria non riusciva ad essere sufficiente. Quindi la fonte di energia si sovraccaricava e io ci ho messo 10 minuti per capire cosa dovessi fare. Quindi ho optato per due fonti di energia dove collegare tutta questa roba. Ora, i costruttori li ho collegati ad una sola fonte, invece i due smelter e le due trivelle le ho collegate ad una sola fonte. Ora, da qui non è un grosso problema, capire dove o cosa, collegare ad una fonte e cosa all'altra. Semplicemente rimanete nei limiti dei megawatt e cercate di, far funzionare il tutto, anche per poco tempo, finché non sbloccherete altre fonti di energia, da utilizzare. Infatti io adesso sto sbloccando il livello 6 del lab e con questo livello del lab si possono sbloccare, come dicevo, altre fonti di energia come la biomassa solida. Biomassa solida che si ottiene prendendo delle foglie o del legno,
da craftare in biomassa normale, che poi si potrà a sua volta ricraftare in biomassa solida. La biomassa solida attualmente è la fonte di energia più efficiente che potete avere in questo stage, che è abbastanza early del gioco. Comunque ragazzi, io con questo piccolo ecomostro, per cui abbiamo dovuto far fuori un bel po' di alberi, un bel po' di cose, vi lascio al prossimo video. Seguitemi, iscrivetevi e lasciate un commento al canale. Ciao ragazzi!